E di un paio di giorni fa la notizia, no, di Bruce Willis che ha lasciato la sua carriera per ragioni che conosciamo. Mi chiedo se la balbuzie ha costituito un limite o anche invece un pungolo per fare qualcosa che, diciamo, può non propriamente essere uno degli obiettivi principali, no, nella vita di chi ha questo tipo di cose. E se questo, l'impressione qualche volta che può aver costituito motivo di discriminazione da parte di un regista, per esempio, nella scelta di un No, discriminazione no, mai. È stato discriminante nei primi provini, per i primi incontri, per i primi appuntamenti con i casting che non ti conoscono, ma cos'è uno sconosciuto? Non stai proprio nel mucchio. Non c'è nessuno, ai primi provini, ai primi incontri, ti sentono che ti dici quando parli, si domandano ma come pretendi di fare attore, insomma. Ti è una domanda lecita, infatti, e ancora oggi ogni tanto mi chiedo. Però poi in realtà la balbuzie, dico sempre che è la grande possibilità di imparare a parlare per tutta la vita, perché il linguaggio è l'unica cosa che ci distingue dagli animali, e lo usiamo male, poco, e invece dovremmo essere tutti quanti degli appassionati di linguaggio, anche perché siamo italiani, ringraziato Dio, e la nostra lingua è una delle lingue più belle, articolate del mondo, e dovremmo essere tutti dei appassionati e ci dovremmo parlare molto di più, usando molti più termini che ne abbiamo tantissimi. Detto questo, la balbuzia per me, dopo un po', nei 3 anni di scuola di recitazione che ho fatto, il primo anno è stato difficilissimo, perché ti rendi conto, cazzo, c'hai un problema. Però contemporaneamente poi l'ho trasformata in un'arma in più, ma si è trasformata in un'arma in più, nel senso che io per superarla ho imparato sempre le battute degli altri. Cioè, per attaccare la mia dovevo conoscere perfettamente quella del compagno di scena. E quindi questa cosa mi ha costretto sempre a studiare di più degli altri, a impegnarmi più degli altri. E qui ritorniamo a uno dei principi del pugilato. Ne devi avere almeno uno in più di chi c'hai di davanti. Se ne hai almeno uno in più e lo metti come Dio comanda, quello va giù. E questa cosa di essere costretti a fare di più, evidentemente da qualche parte ha seminato qualcosa di positivo. Però io dico sempre, non sono l'unico. C'è Filippo Dini, ma negli anni ci sono stati degli attori straordinari che erano o erano dislessici o erano balbuzienti. Vittorio Gassman, aneddoto, la voce di Vittorio Gassman. È una voce costruita da lui negli anni dell'Accademia per superare altri problemi che aveva. E ti ringrazio per aver citato Bruce Willis perché ci ho pensato a questa cosa. L'afasia è una roba terribile, terribile. E per un attore decidere di non poter fare più questo mestiere, anche se ha avuto una carriera straordinaria, devo essere star di Hollywood, non deve essere semplicissimo. La balbuzia è una cosa che se vuoi ti costringe a fare i conti con la personalità tua e per un attore è una cosa, ogni attore deve lavorare sempre sia sul personaggio che su se stesso negli anni e quindi è stato un problema sicuramente inizialmente, però prima di andare in scena mi faccio il segno della croce perché boh. Prima di ogni ciak cerco di stare lì e non pensare a me e probabilmente questa è anche una strategia che ti porta ad interpretare quello che stai facendo. Insomma. Non bisogna avere paura di questa cosa. E a tutti quelli che soffrono di questo piccolo handicap, dico che chi ha la pazienza di ascoltarti, il tempo lo trova.